pestata, porca miseria! Porca come si dice? Pesci! Come si dice? C'è tutti i baini nella telecamera! Cacchio, ma allora, che. Ma non avete visto cosa ha fatto? Che culo abbiamo avuto! Non avete visto? Che culo abbiamo avuto! Andiamo, porca, miseria. Porca miseria! Porca miseria, guardate che bestia! Io ma guarda. No! No, ma le scene che ha fatto! Purtroppo ragazzi era impossibile guadinarla con la telecamera a mano. Se non c'è stato un po'. Non mi infarto, me pesce! Veloce perché mi pensa da morire! Pesotta! Cioè, se è incestata 3-4 volte, uno ha detto vai, è andata, è rimasta lì, meno male che è uscita piano piano. Sì, vai ragazzi, è il momento di godercela tutta sta carpettola qua. Intanto io, scusate se vi faccio sbruffare, ma dobbiamo togliere i bacini dalla telecamera perché l'ho infilata qua, nella sacca dei bacini, perché non si riusciva altrimenti a farla uscire, ecco, il concetto è quello. Prendo la fotocamera. È bella, guarda che carta lì. Ne hai preso uno, ma voglio dire. E te lo sei goduto, no? La fotocamera dove l'hai messa? Cosa? La fotocamera. Dove l'ho trovata? Allora attento, si muove. Perché vai andata, ormai è andata. E invece, guarda la padella 3-4 volte. Quella era la carpa che ti dicevi, c'è un carpone, lì c'è un carpone. Oh, come sempre Mick, la quantità e la qualità. Allora, slamiamo. Bella, eh? Ora guardo che il microfono si è attaccato. E l'ha anche incazzato. Meno male c'è il materassino. Preciso, preciso, eh? Mamma mia, che colpa. Insomma, col 14, amo del 16. Allora, diciamo che c'è stata tanta bravura in due o tre situazioni, anche fortuna che ci vuole. Fortuna. Cioè, quando sei incastrata lì sotto. No ragazzi, poi nel senso, su 1000 volte, 999, se non 1001, va via. Poi noi non volevamo, cioè non eravamo venuti perché anche il guadino non era per queste carte. Ma dai, ma poi si piegava tutto. E oh, un guadino normalino. Allora, oggi Alessandro è stata mia annata, delle carte. È stato il tuo anno delle carte, dai. Ma questa era bella. Allora ragazzi, fa la fotina per Instagram. Vai, è arrivato il momento. Questa la mica vi la va pesante. La pesiamo al volo e poi gli diamo la libertà. La metto muta, eh. Oh, non si vede. Io spero si veda, il momento della libertà. Per dare la libertà la rimettiamo nel guadino, che purtroppo non è il top del top, ma perlomeno è l'unico caso, no. Arriva in fondo. Opla, vado, Nick. La facciamo scendere, ecco, grazie. È grossa, eh? È grossa. Il bello è che ci pensa di per sé il fiume era ossigenato. Bella. Si aprisse la bocca. Ma lei è lì tranquilla. Scommessa che se la vede al guadino riparte subito. Guarda, eh. Prende un po' d'aria e tac e lì va. Va bene. Nick, commenti a caldo. I pesci rognosi solo io, i rognosi, rognosi. No, si fa a caldo, te ne do quattro dei miei, figlio uno dei tuoi. Infatti, guarda, almeno c'ho il cuore, lo metto un po' a riposo, se no qui. Vai. Oggi si va all'ospedale. Nick, qual è la lenza dei miracoli? Quella che oggi ha fatto il miracolo. Parto dall'alto, qui abbiamo un galleggiante a carota di? A carota da 1,5 grammi. Su una madre del? 18. Perfetto, a scendere. Con 3-4 Scooby-Doo per diciamo distribuire il peso della trazione sull'intero gambo. Ok. Poi a scendere abbiamo una spallinata. Un po' più forte. Abbiamo una spallinata, bella aperta. Infatti ha fatto questa la differenza secondo me, che ero partito con la metà. Che io la spallinata l'avevo fatta chiusa, cioè l'avevo fatta aperta per sbaglio. Lui invece l'ha studiata. Sì. E sono pallini del 009 per un totale di 1,40 grammi. E poi abbiamo un finale da 20 centimetri del 14.
È ripartito col 16. Era partito col 16, sono andato al 14 con l'amo sempre del 16. Vai. Robusti da carpe. Approva, con no, questa roba se lì. Non si piega. Arrivederci e grazie. Vai, rimettiamoci in pesca, vediamo se riusciamo a fare qualche barbettolo qui in questa giornata tiepida. Grazie per il mic, attenzione. Upa! Carassiolo, facciamo un po' di varietà, dai. Combattivo, vedo che è proprio molto combattivo. Sì, ha avuto un attimo all'inizio. Ha detto, no. Abbiamo faticato tratto quel collo. Ah, c'è andato, via. Però Mick, tu me li dovresti lasciare andare invece di tirarli, se no ci si fa. Vai, lascia, molla la presa. Vai. È che non scivola là dentro. Vai. Le mani sono sulle pinne. Dona Manoia, teniamolo entrambi, vai. E insomma, anche un carassiolo a farci compagnia. Bello, eh. Bello pinnuto. Il pinnuto! Là. Oh, aspetta un po' che ho avuto un attimo di faianza. Sarà un peto. E questo lo chiamerò il video dell'eleganza proprio. Allora, aspetta, prendo la fotocamera. Oppela! Il carassio. Anche il carassio. Ah, ci è venuto a trovare anche lui oggi. Là. Il groglio. Vai, ci siamo, ce l'ho. Vai. Non mi cadi però, uno sgro. È il momento della libertà. È il momento della libertà anche per lui. Andiamo. Lancio. Ma sei vicino, sì. Basta stare attento ai sassi. Eccolo là. Guardalo, io già andavo via. Ciao bello. Vai, andiamo a pesca. Oddio, sono stanco, ci faccio questa in piedi. E mi sono portato la seggiolina. Oh, via. No, il mic, adesso ha inanellato, Comincio a inanellare catture. Inizia a entrare con diesel. Sei diesel, piano piano, vedi, ti lamentavi cappotto. Com'è? Barbo. Vai, boccio. È là, va. Guadino? No, Cavedanone! Cavedanone è un leone! Vai! Ce l'ho! Al secondo non completo, Cavedanone è un leone! Vai, bello, guarda che Cavedano! Quello che ho strappato! Guarda che testa che c'è! Che stai facendo, scusa? Pronto, un guadino! Ci sei? Vai! Bello però, da che cavetano! Ho alzato il fondo la presa. Alzato nel senso che ci ha elevato un po' di fondo? No, gliela dà. Pescavo troppo stasso. Infatti le catture che ho fatte le ho fatte sotto sponda. Vai! Non nella posizione centrale. Big job per Michael, attenzione! Là! Bello, Bello cavetanello! E ci siamo! Guarda che bel cavetanone! Qui ci vuole una bella fotina per Instagram, là. E ci siamo, le foto per Instagram ce l'abbiamo ed è il momento della libertà. No, questo va a NASA insieme a quello. Va in NASA perché sennò crea problemi. Sì. Poi almeno si fa la Liberty. La Liberty, vai, allora ne siamo. Intanto ci si rimette in pesca, vai. Ci siamo ragazzi. Last catture del giorno per il nostro Mick. Partito piano il diesel e alla fine della giornata 4. Sono un po' stanco, da lontano ho fatto una corsa a rischio mutanda non indifferente. Ma andiamo. Ah, qui stiamo qui. Bello? Non so, vediamo se al barbo, così prendiamo il barbo. Non è che posso portarti di tanto. Ah, sei col 12? 11. 11, aia. Vediamo un po' cos'è. Non lo vedo. È scuro, può darsi. È la cartulina!
Ci sta che sia una specchiettina. Una cuoio? Una reinetta. Una reinetta all'11, piano piano. Ovellino, dov'è? La metto nell'acquario. Oh, oddio, per l'acquario forse è un po' grossina. Vero? Signorina, si calmi, su. Si sta incestando. Bimbo, dove è giro? Lo vedo, sì. E ho bisogno di supporto. Lanciala contro il codino. Ma perché c'hanno nel sottoriva le alghe? Secondo me puntano forse le alghe. Questi si trovano di mezzo al guadino e tranciano il filo. Beh ragazzi, materassina anche per questa carpettola. Brrr. Tanto sì, ma la pesca passata a novembre è tardi, basta. Ora si va in ferie con la pesca passata e si va a fare le castagne e si fanno castagne, davanti al po'. Sono andate le castagne. È uguale, si rompono e si fanno davanti al po'. Oh, io la schiena. Oh, ragazzi. Nicola e Malconci, ci vuole? Ci vuole, ragazzi, un nuovo pescatore al posto di Nicola, perché io vedo già c'è da trovare un supporter per Michael, perché poi e Veronica vogliamo fare un po' di mare, quindi. Ma non mare di pesca, vogliamo andare in vacanza un paio di mesi alle Maldive. No, si vuole cominciare a fare un po' di pescata in mare, ragazzi, quindi c'è bisogno di un nuovo pescatore che faccia i video con Michael, che lui si occuperà sempre di fiume, acqua dolce. Vai ragazzi, guarda che bella carpettina, si fa una fotina per Instagram e poi gli si dà la libertà. Ed è il momento della libertà anche per questa carpettola. Si rifà il tuffo. Sì, siamo bassi, dai, ce la fa. Luffala, e ci andava via, vada bella. Bene ragazzi, che dire? Volevo fare il barbo. Oggi il barbo non è... Madonna, se sembriamo roba alla Star Trek. Beh, oggi il barbo non è uscito per Michael e per me non è uscito magari il carpone d'Italia. Oh, ognuno ha la sua. Detto questo ragazzi, ci rivediamo per la chiusura. Ciao bimbi. Beh ragazzi, anche questo video è giunto al termine. E basta la telecamera, aspetta. Dicevamo, anche questo video è giunto al termine. Michael, un commento a caldo. Oggi è una giornata abbastanza divertente. Direi che con oggi la passata fino a aprile. Con me mi si continuerà. Ma te vai, vai. Io vado. C'ho freddo. E dai, bei pesci, peccato che i barbi sono usciti pochi oggi. Oh, che sta fuori una bellissima carpa, cavedani, barbi. Che mi hai fatto tribolo? Però si usciti fuori tanti pesciolotti. Sì. Insomma, quattro a testa per una mezza giornata, anche perché ora sono le due, andiamo via. Sì, cioè, no, ci si fa più, poi tanto mangiano mezzo più. Malato e no, durante la mattinata diciamo abbiamo variato un po' le lenze, da 30 cm siamo arrivati a 60 della spallinata, e fili abbiamo usato io l'11 con l'ultima carpa, il sei partito con sì, 14 diciamo la maggior parte delle catture, poi un undicino per l'ultima sì. cattura, e abbiamo fatto sia il fronte diciamo opposto che quello sotto riva, hanno dato a lui quello di là e a me sotto tutti. Sì. Detto questo ragazzi, vi ricordiamo come sempre che se il video vi è piaciuto di commentare, condividere, iscriversi al canale e mettere e cliccare uguale più mi bello piace. Cliccare piace mi mettere mi piace è made in Michael, ecco, quindi vi invece a trovare un po' ovunque sul web, basta cercare Tenere di Pesca Italia, ci trovate un po' ovunque. Detto questo vi salutiamo, salutiamo i ragazzi del Leone d'Oltrarno, salutiamo il nostro capo l'Orso Veneto che oggi non siamo riusciti a vedere. Detto questo vi salutiamo e vi ricordiamo come sempre il nostro motto, catch and release. Io ora vado prima a fare la pipì, poi all'autogrill a fare la popò e poi vado a casa. No, io vado a casa e basta. Diretto. E sei in macchina con me? È vero. Dan dan dan.